Le strade della Valtrebbia si sono rivelate scenario ideale per ospitare domenica 24 settembre i campionati italiani di skiroll in salita a cronometro individuale, un evento storico per la città di Bobbio. Per la prima volta nella storia dal 1953 si è avverato un nostro sogno, che la squadra nazionale di fondo ha partecipato a una gara di skiroll Bobbio-Ceci-La Vallette. Questo ci fa veramente tanto onore, ma grazie anche a tutta la collaborazione della FISI, del suo presidente, che ha voluto questa manifestazione in quest'area. Questa nona edizione del trofeo Valla e Ridella ha avuto tanti ospiti speciali, tra cui la nazionale di sci di fondo maschile e femminile di Coppa del Mondo al completo, protagonisti di una sfida combattuta sulle pendici del Monte Penice. 9 km per l'assoluta maschile, vinta dal fondista dell'esercito Francesco De Fabiani, e 6 km per la categoria femminile, che ha visto trionfare Ilaria De Bertolis. La sfida ha preso il via da Campore, al bivio sulla strada per il Penice, per poi concludersi alle Vallette di Ceci. Una prima volta eccellente per Bobbio, come sottolineato da Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali. Penso che sia stata una giornata importante e volevo ringraziare lo Sci Club Bobbio, il Comune per l'impegno per questa manifestazione importantissima, perché un campionato italiano di skiroll penso che abbia un grande valore, e il grande valore è stato dato da grandi campioni che sono venuti qua, Pellegrino, De Fabiani e tutto quello che la squadra ha azzurra, quindi penso che sia stato un grande evento, organizzato molto bene, e quindi siamo anche fiduciosi che la pista invernale, speriamo nel più breve tempo possibile, venga munita di innevamento programmato in modo da poter svolgere attività di alto livello anche nel proseguo della stagione invernale.